Buonasera e bentornati nella rubrica di Olio E, ti voglio amaro e piccante, due ottime qualità di un olio extravergine di oliva. Oggi siamo in compagnia dello chef Christian Mometti, del ristorante Il Carracci, l'unico grand hotel 5 stelle lusso di Bologna. Ciao Christian, buonasera. Ciao Antonietta, buonasera a tutti. Eccoci qua all'interno della cucina, diciamo poco operativa per il periodo, ma all'interno della nostra grande cucina del Grand Hotel Majestic e del ristorante Carracci. Molto bene. Allora, senti, oggi abbiamo pensato di preparare un piatto che è un po' un recupero di un alimento che in casa abbiamo meno male sempre tutti e spesso ne avanza. Per cui con l'aggiunta di piccoli ingredienti, pochi e semplici ingredienti che meno male tutti abbiamo in casa e spesso in estate negli orti, tu riesci a crearci oggi questo abbinamento, questo connubio di sapori. Ma questo lo lascio raccontare a te. Cosa ci proponi? Cosa ci prepari? Allora, oggi l'idea è quella di una panzanella abbinata poi a una mozzarella di bufala e poi questo olio stupendo che Antonietta racconterà sicuramente molto meglio di me. Perché mi piace la panzanella? Uno, perché personalmente è una delle cose più semplici, delle ricette più semplici italiane che si trovano in tante parti dal centro Italia, scendendo verso il sud, però la fanno un po' tutte le regioni, soprattutto d'estate, la preparano i cuochi, ma soprattutto a casa cosa succede? Avanziamo del pane, ecco, adesso voi lo vedete già cubettato, se pensate di fare una panzanella, il pane prima di farlo diventare secco è meglio tagliarlo a cubetti. Oppure tagliato a cubetti da fresco e passato in forno leggermente ad asciugare. A me piace di più passarlo in forno anche con un goccio d'olio. Altri ingredienti che abbiamo in quantità e che possiamo anche autoprodursi a casa, quindi coltivandoli nel proprio orticello o anche nei vasi, sono tante qualità di pomodoro. Adesso in questo momento ho un datterino, un ramato, un pomo rosso e un San Marzano. Per questa ricetta sarebbe preferibile l'utilizzo di pomodori molto maturi, poi vi spiegherò il perché. Poi, Io prendo nota intanto che tu racconti, perché poi la voglio fare anch'io questa ricetta. perché tante volte cosa succede? Che tu mi chiami perché parliamo di lavoro e o io chiamo te e tutti e due siamo nell'orto, questo è bello È vero. È vero, è Il vero. classico cetriolo che anche se si trova fuori stagione, però adesso sta cominciando, cerchiamo anche qui di utilizzare quelli anche più maturi. E poi una buona, adesso io ho una bella cipolla fresca di Trobea, quindi una cipolla rossa Santa, che dolce. a me esatto, piace di più. Poi c'è chi preferisce quella bianca, chi non vuole troppo. Forza, può andare con lo scalogno, insomma, di possibilità ce ne sono tantissime. L'aglio, quindi ho uno spicchione grosso, l'aglio non deve mai mancare. Chi non piace, vabbè, facciamo finta che ci sia lo stesso. Basta togliere Risulta. l'anima, no? Se togliamo l'anima diventa anche più digeribile. Anche lì ce n'è da dire. E poi del basilico, adesso è il primo, non è massimo, però insomma, ho tirato via delle foglie più belle il basilico. Ok? Perché non voglio lasciare per ultimo, perché poi Antonietta sicuramente si collega al discorso. Un buon aceto di vino bianco, usate anche quello rosso se vi piace, usate quello di mele. Questo ho preso dei bocconcini di mozzarella di bufala, quindi belli, piccolini, che va, se va meglio per impiattarli. E poi, va bene, sale e pepe e l'olio. Ecco qui. Questo è l'olio che con l'Antonietta abbiamo deciso di utilizzare nella ricetta che io prontamente, prima, qualche giorno prima, ho assaggiato abbondantemente, visto che a me l'olio piace tantissimo.
e penso che in questa ricetta sia proprio il connubio perfetto. A te, che esatto. Il principe della ricetta è lui, allora, ti lascio spiegare l'ostro e cominciamo a fare la ricetta insieme. Molto bene. Prego. Allora, io ho scelto di consigliarti quest'olio per la panzanella perché ha un fruttato verde medio intenso e quindi anche molto erbaceo, ha una ricchezza di vegetali, di carciofo, di cardo, di foglia di pomodoro e poi una nota intensa di amaro, medio intensa, in realtà non è proprio intensissima, e una piccantezza che è in perfetto equilibrio con tutte le note retroolfattive, quindi proprio ti ritorna il gusto delle sensazioni che percepisci anche olfattive. E questo è un piatto tipicamente di riciclo d'accordo con il pane, ma ci metti dei pomodori maturi, del basilico, dell'aglio, della cipolla rossa. Questo è la firma su un bel quadro, come tu hai già potuto provare sul pane da solo. Poi arricchito con tutti questi altri ingredienti freschi, gli dà quella nota di freschezza, di completezza che è la morte sua. Questa panzanella è strepitosa, un piatto unico. Pensavamo anche un pesto, abbiamo discusso e infatti anche un pesto con della bella frutta secca dentro, non solo i pinoni ma anche delle noci o qualche altro frutto secco che l'arricchisce. Dobbiamo provare a farla, Christian. Va bene. prossima pietanza con questo basilio. Questo è un olio che viene dall'Umbria. Si chiama basilio e la signora che l'ha prodotto ha voluto dare il nome di un suo zio che è stato un personaggio storico dell'azienda della signora. Eccola lì. Si chiama basilio, l'olio e l'azienda è Agricat Oro di Giano, è un blend di quattro varietà, moraiolo, leccino, ecco sì, si vede, non so se dietro ci sono scritte le varietà, non credo. Basilio. Sono anche senza occhiali. Dovrebbero essere frantoio, leccino, moraiolo e una cultura proprio della zona dell'Umbria di Perugia sì. Che si chiama San Felice. È giusto? Esatto. Promossa. Grazie. La campagna olearia è la 2019, quindi ha anche una bella freschezza, una bella personalità. Intanto tu procedi, perché io parlo solo io. Adesso tu raccontami qualcosa di questo. Perché interessa anche a me, sai, perché noi tante volte con i cuochi diciamo l'olio è buono, l'olio non è buono, però tante volte, forse anche per pigrizia, non studiamo certi prodotti. Prendiamo l'olio buono perché tante volte uno lo abbina a un prezzo alto, sì, certamente. Uno perché conosce la marca, perché ci viene inculcata, certo che sì. Però ogni tanto ascoltare qualche persona come Antonietta che ti spiega le cose in modo diverso, si capisce il prodotto che hai davanti. E cosa, dove, come e cosa, in che quantità tante volte usarlo. Perché esatto. Si può anche sbagliare, fare una ricetta buonissima e rifinire con un olio sbagliato e abbiamo sbagliato tutto. Esatto, hai sbagliato tutto. E invece deve essere quel filo d'olio nel finale che deve arricchire il piatto, deve essere proprio, come dicevamo, la firma su un bel quadro. Quello che fa esaltare tutti i profumi e arricchire tutti gli ingredienti che lo compongono. Altrimenti è rovinare a monte tutta la ricerca degli ingredienti, anche se hai ingredienti di altissima qualità, ma chiudi con un pessimo olio, hai rovinato. E questo è veramente uno spreco oltre che un grandissimo peccato. Quindi certo. questo è a mio avviso un grandissimo olio, ma non soltanto perché ho conosciuto, tu pensa, questa signora, questa produttrice per caso, e ero andata ad un evento a Extra Lucca qualche anno fa, dove c'è appunto questa manifestazione dove si ritrovano moltissimi produttori di olio, e sulle scale ho pestato un bigliettino da visita piccolo, nero, con questo logo. Dico, ma guarda, è un caso, devo andare a vedere dov'è questa signora. Vado su questa bellissima scalinata di questo palazzo storico nel centro di Lucca, è una delle prime con il suo banchetto, era proprio questa signora, Oro di Giano. Dico, guarda, le cose non accadono per caso. Mi sono fermata ad assaggiarlo, mi ha folgorata, Christian. Sono rimasta entusiasta di questo olio. Tu pensa che ha solo 5 anni di vita questa azienda, eh?
non ha tanto tempo. Anch'io, quando te l'ho detto, le prime parole te le ricordi, insomma. Sì, esatto. Pensavo una cosa diversa, non ho voluto guardare la provenienza, pensavo una cosa totalmente diversa. È stata una bella sorpresa, quindi. Sì. Allora, io ho preso il pane, sì, il pane raffermo o il pane passato in forno, come vi dicevo prima, sì, anche in padella, se volete darlo essere un po' più aggressivi nel gusto del pane. Se avete anche un pane un po' sciarico, magari dagli la passatina in padella senza bruciarlo, senza ungerlo tanto, anche su padella pulita, senza olio, gli dà quel tocco in più alla ricetta. Lo mettiamo in una ciotola, ci aggiungiamo un goccino di aceto e lo lasciamo ammorbidire. Un trucchetto che si può fare, quando abbiamo i pomodori belli maturi, e dobbiamo fare magari un pranzo per tante persone, prendete i pomodori, anche meglio con un passaverdure se ce l'avete, se no usate qualcosa di elettronico, un cutter, sì, quello che avete a casa, lo spaccate un po' i pomodori in modo che molli subito la parte di acqua, quindi le fibre che rompiamo e fanno uscire, le buttate subito sul pane in modo che comincia ad ammorbidirsi. Sappiamo poi che anche la panzanella è buona anche fatta 2-3 giorni prima, magari ristorante, teniamo anche a farla quasi al momento per lasciare quella, perché adesso se non c'è la croccantezza, se non c'è l'amaro, siamo tutti, mia nonna di ste robe qua non ci ha mai pensato, però la cucina si sapeva andare molto molto forte. Ok. Quindi prendiamo il pane, come ho detto, cominciamo a bagnarlo. Quantità grosse, usate pure le manine pulite, che non c'è nessun problema, perché lo facciamo anche noi. Quando sono pulite ci si può lavorare bene. Tranquillamente, esatto. Beh, del resto, Cristian, scusami, la sfoglia, gli gnocchi, sono tutte cose che si fanno a mani nude, si utilizzano meno. Col pensiero si muovono. Esatto. Esatto. Allora, Prendiamo i pomodori e cominciamo a tagliarli in un cubetto che poi sia un po' simile a tutti gli altri. Okay. Sì. Però è bello anche lavorare anche al di fuori. Noi siamo un po' abituati a essere schematici, a fare le cose tutte perfettine, però tante volte in questi piatti è bella anche l'imperfezione del prodotto. Ti dà proprio la sensazione del prodotto di una volta. Quindi, logicamente la verdura l'avevo già lavata prima, mi raccomando. Certo. Se li coltivate voi a casa, che sapete cosa bene. Una sciacquatina va fatta, certo, una lavatina bisogna dargliela, sì, ovviamente. Ci vuole. E Cristian, una domanda. Nella carta menù del ristorante di Carracci, questo piatto nel periodo estivo ne fa parte o no? Per adesso non l'ho messo, lo metterò un po' più avanti, perché a me piacciono i pomodori tanto, tanto, tanto maturi, e i pomodori che vengono non da coltivazioni in serra. Sì. Quindi adesso sono arrivati i primi San Marzano, i primi datterino dalla regione Sicilia, sì, e sono molto buoni. Poi ci sono anche pomodori anche qui nei nostri orti, però certo, sappiamo che ci vuole anche il suo tempo, perché la forza di questo piatto la dà il pomodoro super maturo, cioè quello, sì, che poi abbinato all'olio buono e tutti gli altri ingredienti sono l'arricchimento del piatto. Esatto, perché poi se no andiamo a mettere un pomodoro che sa d'acqua, che è acido, non ha il gusto. Certo. Quindi per me un pochino sarebbe meglio aspettare. Adesso io la faccio vedere un po' prima, perché così i nostri appassionati che ci seguono hanno il tempo anche di pensarci, di guarda che bello. Ma che spettacolo, bellissimo. Esatto. Sì. Ancora, sono i primi, hanno il loro profumo, l'ho assaggiato anche prima da crudo,
particolare, ma non sono ancora del tutto maturi. Siamo a maggio, certo. Esatto, esatto. Magari non ha fatto tanto caldo nemmeno nel sud Italia, come magari altri anni. Certo. Ma la natura è la natura, appunto. Di lì non si scappa. No, assolutamente. Quindi, metto il pomodoro insieme al pane. Okay. E adesso la cosa importante è quella di mettere il sale. Il sale aiuta l'acqua a uscire. Esatto, esatto. E cominciamo già con un goccio d'olio. Sappiamo che la panzanella, il goccio vuol dire tanto. Sì. L'olio nella panzanella ci vuole. Deve essere bella unta. Esatto. Una cosa che io ho visto fare è questa. Non avete paura. Non abbiate paura. Scusate. Con le mani. Esatto. Perché così andiamo a, come dicevo prima, a spaccare meglio le fibre del pomodoro, che poi metteremo anche le altre verdure, e cominciamo anche a rompere un po' il pane in modo che si amalgami agli altri ingredienti. Esatto. Adesso prendiamo il cetriolo. Sì. Ma prima di tutto l'aglio, che è ancora in camicia, trucchetto, bel colpo, okay. E l'aglio si pela subito. Allora, per chi non vuole il discorso dell'aglio, se lo fate anche un giorno o due prima, mettetelo così, sì. Lo mettete lì, così poi lo togliete e i suoi profumi. Mentre se invece a me Antonietta non piace l'aglio, quindi ne mettiamo poco, non è vero? No, esatto. Anzi, Cristian, ma se io ho quello fresco nell'orto, lo posso togliere e utilizzare così, freschissimo? Ma cioè, a me piace. Piace, è un po' meno concentrato. Sì. I gusti, perché quando è secco, quindi perde l'acqua e quindi si concentrano altre cose. Certo. Però si può usare, l'aglio fresco lo si usano, me lo ricordo da piccolo che anche mio nonno. Infatti, lo proverò. Si può usare tranquillamente. Allora, lo affettiamo finemente, adesso vi faccio vedere. Lo affettiamo così, proprio fine. Ok. È una ricetta già i suoi anni. Allora, contadina, aglio, pane, alla mente. Ok. Sì, esatto. Prendiamo questa bella cipolla. Bellissima. Eccola qua, fresca. Sai dove si coltiva, Cristian, quella cipolla? Dai, dimmi. Nel paese dove sono nata io. Ah, bene. Vedi? Allora, quando è fresca è più chiara. Sì. Poi quando si lascia invece asciugare comincia a prendere di più il colore viola al suo interno, ma fresca nelle insalate è qualcosa di fantastico. Ed è ed è molto digeribile, tra l'altro. Sì. Se vogliamo togliergli un po' della sua forza, ma quando parliamo di cipolla in generale, anche il giorno prima messa in acqua frizzante, sì. Ecco, prendiamo la cipolla che l'ho affettata. Sì, ok. Rossa, sì. Però a me piace di più affettata. La mettiamo qui sempre. Ok. E dopo andiamo a mescolare quando finiamo con tutti gli altri ingredienti. Intanto il sale, lui sta lavorando col pomodoro. Dopo andiamo a vedere se ha fatto già un po' di liquido, se il pane non l'ha subito già. Mm-hmm. Vediamo se ha mollato un po' della sua acqua. Peliamo il cetriolo. In questo periodo i cetrioli sono i primi, dai. Dopo che li avete pelati, date un altro giretto di
togliete un po' questo verde, perché tante volte vi possono risultare ancora amari. Una volta mia nonna, dove erano attaccati alla pianta, prendeva questo pezzo e faceva così. Sì, lo faccio anch'io. Esatto, e c'è quella cosa bianca che è la parte più amara. È vero. Allora, una volta che abbiamo il cetriolo, cerchiamo e lo usiamo tutto, anche la parte interna dove ci sono i semini. I semini, certo. Quella è la parte che ci aiuta di più a creare sempre quell'acqua. L'acqua. Per un po' di pane. Quindi, cetriolo, tiratevi una fetta, ma come anche per altre verdure, create una parte piana, la appoggiate al tagliere, certo. Facciamo un po' di coltello, e così non si muovono le verdure e vi fate male. Facciamo una listarella un po' più grossa, e poi da qui, quindi ho creato fette di cetriolo. Sì. Da qui creiamo invece un fiammifero, quindi dalle fette chiamiamolo un fiammifero. Sì. Poi ci mettiamo al contrario e lo facciamo diventare un cubetto. Ok. Diventa così. Va bene? Fantastico. Sì, perfetto. Dentro anche questo agli ingredienti. Poi anche qui piace di più, piace meno, ne metto più aglio, metto più cipolla, questo. Penso che una volta andava dentro quello che c'era nelle cantine e quello che si usava. Esatto, anche perché tante volte i frigoriferi non c'erano. Sai che ne ho fatto un po' di più, così stasera me la mangio. Ti invidio, sai, un pochino. Allora, basilico. Via i coltelli dal basilico. Prendete le mani. Con le mani, esatto. Ok. Spaccate in modo che l'olio essenziale del basilico, quindi il suo profumo, esca naturalmente. Teniamo qualche fogliolina, magari per la decorazione. Questi sono anche, noi lo faremo un piatto unico, però questi sono piatti che stanno bene a casa in una bella ciotola in mezzo, che poi la gente se lo prende negli ospiti. Sono quelle cose belle d'estate sotto alla tettoia, che magari c'è il glicine o con un bel calice di vino in accompagnamento. Ecco, se cominciamo anche con quello, poi siamo a posto. Allora, un altro po' di sale, pepe, lo sto usando qui, lo sto usando un Sarawak, quindi un pepe che ha un suo. Io non uso pepe nero, appunto, mi piace con i sali un pochino, ma il pepe soprattutto usate di varie qualità, perché ce ne sono di molto. Certo. Anche quello fanno parte degli ingredienti speciali. Della selezione, certo. Esatto. L'olio abbondante, abbiamo detto. E adesso mescoliamo il tutto e lo lasciamo riposare un pochino, perché sicuramente Antonietta, adesso conoscendola, mi farà mille domande, anche se non c'entrano niente con la ricetta. Io non mi sono preparato, è quello preoccupante. No, non ti devi preoccupare. Vieni a trovarmi, Patrizia, passo 5 minuti perché devo vedere una cosa e di solito sono un'ora e mezza, quindi siamo tranquilli. Allora, senti, no, ti volevo chiedere una cosa, a parte che adesso so che tu quel pianto ci aggiungi, lo arricchisci ancora di più con la panzanella, non finisce lì. Si aggiunge dopo ci aggiungiamo un'altra cosa. Ok. No, ti volevo chiedere. Ma, allora, diciamo che questa potrebbe, mettiamo la pellicola, la mettiamo in frigorifero anche un giorno o due, se vogliamo lasciarla lì. Poi già il frigorifero ogni giorno che lo apri al mattino per far colazione la sintesi, esatto, che è presente. E dopo vi spiego come rifinirla. Okay. Piace, non ordinerà più, meglio lasciarla un giorno o due in frigorifero.
Benissimo. Prego. Sì, allora, sì, ti volevo fare un paio di domande di, che sono di tua competenza, non sono domande così improvvisate che tu non sapresti rispondere, anzi non ti metterei mai in difficoltà. Ti vorrei chiedere qualcosa della tua tecnica di cottura, la vasocottura, che tu ami tanto. A me è capitato anche di assaggiare qualche tuo piatto della vasocottura, sia il ristorante precedente che quello dove lavori adesso, lì a Carrace. Come ti è venuta l'idea della vasocottura? Allora, l'idea, se posso fare un nome di un noto, bravissimo cuoco, forse ancora più di persona non persona, Pugliassi. Certo. Io, tanti, ormai adesso a fare i conti, penso 15 anni fa, di più, 15, dai. Quando c'era una fiera importante nelle nostre zone, dell'hotelleria, adesso non mi ricordo, di tecnologie abbinate alla cucina, agli hotel e quant'altro. Io sono andato in un'azienda a lavorare e questa azienda poi la sera ci ha offerto una cena nel suo bellissimo ristorante. Cosa succede? Mi porta questo vaso, ancora di quelli che hanno la struttura di casa sopra, che sono quelle che danno la palla alla quello che mette via le cose sotto. Sì. Mi porta questa albanella, questa zuppa di pesce che è la loro zona, fantastica. E da lì non è che ho detto guarda questo che matto, o anche perché non mi permetterei mai una persona così competente. Però esatto. Però mi so, qualcosa quando sono tornato mi è rimasta dentro per il gusto, il profumo, il modo di servizio. Arrivo a casa e comincio a lavorarci, non dico la marca di base, penso di averne rotte, 300, 400, non so, era tutto uno, sì, fai il prove, non si rompe, insomma, però si cominciava a capire qualcosina. Ci sono messo 2 anni per capire, perché tempo ne avevo anche poco, e di presentare il primo piatto, che era un baccalà di salato, fatto con le patate, le olive, i capri, quindi molto in stile meridionale, sì. Sicilia, quando lavoravo ad Agio, fu stato il primo piatto, con quella tecnica. Poi si sono evoluti i contenitori e tutto quanto, e si è evoluta anche la modalità di lavoro e di pensare cosa fare e perché farlo e a che cosa serve, perché poi tante cose vengono fatte anche solo per bellezza. Da lì poi tante cose fatte per bellezza mi hanno fatto accendere la lampadina, perché vedevo in giro che tanta gente i vasi li portava in tavola, ma era solamente un riempimento, cioè prendere le cose da una padella, metterle in un vaso, potevano metterle nel piatto anche la stessa cosa. Parlo con un mio amico, ridi e scherza, viene fuori un libro dove ho voluto mettere i puntini su lei, nel senso chi cucina realmente in vaso, quindi da lì che nasce vaso cottura come termine. È una cosa completamente diversa che fare un riempimento, e da lì poi capisci perché colori, profumi, temperature più basse in cui puoi lavorare sono gli anni del sottovuoto, quindi sì. Poi capisci che io sono partito da lì e l'ho trasferito nel vaso un po' la tecnica, poi capisci che il vaso è un prodotto riciclabile, l'altra pur essendo un materiale comunque importante, pur sempre, non è giusto dire plastica, però insomma, quindi qui un po' di cuore ce l'ha anche per dove siamo nel mondo, insomma, un po' di cuore penso che anche riutilizzare un prodotto che non va buttato via ogni volta sia la cosa migliore, anche perché noi cuochi di sottovuoto li usiamo anche poco. Quindi tutto questo mi ha fatto vincere il cuoco dell'anno, dove in giuria c'era il grande
9 anni Valtiero Mattesi, io ero il primo concorrente di 4 giorni, si è alzato dentro da me, non aveva visto nessuno, mi fa tu hai vinto il corpo dell'anno. Fantastico. Sì, cioè dici, grazie, da. Però per me è meglio. Ci sono altri 80 concorrenti, penso che più bravi di me ce ne siano. Invece tutto è nato perché ho fatto, quindi qui a te che te lo prometto e faremo una ricetta molto facile, ho fatto il petto di un polletto cucinato, abbinato a tutto il resto del piatto, che era una variazione di polletto, poi il petto era proprio in olio cottura, quindi un olio extravergine di altissima qualità, abbinato a delle foglie di radicchio insieme di Treviso. Quindi tutto questo è il racconto della, di quello che è la base cultura. Beh, io ho assaggiato tanti anni tanti anni di lavoro che adesso vedo che in Italia e nel mondo lo utilizzano sia nel ristorante di alto livello che in più anche nella grossa distribuzione. Quindi aver fatto il primo libro, averci parlato, aver aperto un po' il cammino a tutte le altre persone che tante volte riescono a confrontarmi e su alcuni aspetti sono diventati anche più bravi di me. Quindi vuol dire che ho dato l'input a partire, sì. E questo è bello. Spero che insomma rimanga per sempre. Una visti tecnica. Visti i numeri di vendita del libro, sì, perché continua tuttora, ma siamo alla settima ristampa. Ah, caspita, complimenti! Lo comprano anche all'estero, addirittura i francesi lo comprano, che è stranissimo. In Germania, cioè, anche io ho detto no, io compro i libri in francese o in tedesco perché mi piacciono, e mi traduco le cose, tu compri i libri in italiano e te lo traduci. Mi sembra che sia giusto. Fantastico! Ma dovresti essere soddisfatto quindi di questa tua idea, sì, di questo lavoro, del tempo che hai dedicato, diciamo che... anche. Sì, ma diciamo che non è una mia idea, io non mi reputo l'inventore della base culturale, perché io mi ricordo che mia nonna quando era il periodo che ammazzavano le oche, prendeva il grasso dell'oca, sì. E l'oca cotta la metteva dentro i vasi, con il grasso faceva il confì, diciamo, sì. Era già cotto, quindi faceva una pastorizzazione. Chiudeva i vasi, faceva andare a bagnomaria, a bagnomaria. Poi li in cantina e io vedevo questi, sì esatto, poi li mettevo in cantina al fresco e vedevo sempre questi vasi, sai, con questo grasso biancastro, giallastro. Quando in primavera, in questo periodo, cominciava a scaldarsi un po' la cantina, il vaso, vedevi che il grasso cominciava un po' a liquefarsi, era il momento di tirar fuori e mangiare, che era una bontà. Quindi mia nonna, anche lei, faceva la vasocultura. Quindi penso che anche prima di mia nonna qualcuno avesse inventato qualcosa di questo tipo. Quindi siamo tutti, magari, mettiamo qualche puntino in più per il futuro. Beh sì, sì, assolutamente. Allora, Cristian, noi abbiamo ancora 7-8 minuti per chiudere, perché poi finisce il nostro tempo per la registrazione. Okay. Allora, siamo arrivati ci perdiamo. Ok. Allora, adesso... No, non dobbiamo perderci tutto, allora, assolutamente. E diciamo, bello per me, soprattutto d'estate, una bella bui in mezzo al tavolo, questa panzanella, che quando la tiriamo fuori dal frigo, cioè l'abbiamo messa 2 giorni, sì. La tiriamo fuori, non 10 minuti, la tiriamola fuori 2, 3 ore, 4 prima, che riprenda piano piano la temperatura ambiente senza metterla al sole. E... andiamo a controllarla, anche qui adesso lei comincia a fare già un po' di liquido sopra, sì. Ma è giusto questo. Quindi andiamo ancora leggermente, quando la tiriamo fuori dal frigorifero, a lucidarla, sempre con lo stesso olio extravergine di oliva. Certo. La giriamo un pochino e mettiamo questa bella ciotola in centro tavola. Se invece vogliamo fare qualcosa di diverso, possiamo prendere un piatto, un coppa pasta, adesso magari tenderà un po' a sfaldarsi ancora perché certo. È perfettamente bagnata, ma io prendo la parte della panzanella, la inserisco nel coppa pasta e comincio intanto a schiacciarne già la prima parte.
queste sono una delle tecniche che si possono usare in cucina, come anche metterlo in modo libero nel piatto, senza usare una formina troppo pasta come lo sto utilizzando io. Si può anche fare un keto, un vulcano al centro del piatto e poi rifinire il piatto come vogliamo. Molto bene. Okay. Adesso sicuramente si sfaga perché lo sento già con le manine. Certo, sì. Un pochino, ma dai. Datemi qualche punto in meno per questa cosa. No, certo, assolutamente no. Intanto potrebbe anche essere servita così. Questa è la panzanella, punto e basta. Sì. Però noi abbiamo detto, siamo un po' le cose un po' più in grande, prendiamo, vedete che soffice è questa bufala, è un bel aspetto, la appoggiamo sopra, sì, appoggiamo sopra, prendiamo una foglia di basilico, se vogliamo anche prendere un filettino di pomodoro, diamo una macinata di pepe e come tutte le panzanelle, prima di essere mangiate, devono essere ben oliate per bene con questo fantastico olio che tu hai presentato prima. Ma la cosa anche bella è vedere questo colore dell'olio che c'è. Fantastico, nel piatto, fantastico. Sì, si vede. Io sento anche il profumo, che qualcosa ci sento la cipolla, un po' l'aglio, sento un po' peroso del pomodoro. Dopo io me lo mangio. Voi grazie. Tu ci racconterai poi il gusto intenso in bocca. Christian, io ti ringrazio tantissimo per la tua gentilezza e disponibilità. Verremo a mangiarlo. Io ringrazio. E ci rivediamo nel canale YouTube. Io penso che... Dimmi. Io vi ringrazio, spero di vedervi tutti presto anche in questo canale di nuovo con Antonietta, con qualche altro fantastico olio extravergine di oliva, chissà che stavolta dove va a scovarlo. E vi prometto che faremo anche una ricetta base cottura facendo un olio cottura che può essere fatta, vediamo se la facciamo col pollo o anche potrebbe essere uno sgombro. Io la metto là. Fantastico. Vediamo Antonietta cosa mi trova. Fantastico, io ci conto, Christian. Ancora grazie di cuore. Grazie. Buona serata e buon appetito. Ciao Christian, grazie mille, arrivederci.